È stato trasportato con urgenza in codice rosso all'ospedale Meyer di Firenze, un ragazzo di 13 anni di origini extracomunitarie, rimasto ferito gravemente a una mano per l'esplosione di un petardo che aveva raccolto in strada. Il ragazzino stava maneggiando il petardo quando quest'ultimo è esploso, devastandogli la mano. Il fatto è accaduto in via Roma ad Agliana intorno alle 12. Il ragazzo è stato soccorso da alcuni abitanti della zona che hanno subito dato l'allarme e da due volontari della Misericordia che si sono trovati a passare di lì ed hanno cercato di bloccare l'emorragia. Poi sono intervenuti i sanitari del 118 e il ragazzino è stato raccolto dall'ambulanza della Croce d'Oro di Montale e trasportato al Meyer per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico di ricostruzione. Drammatica la scena che si sono trovati davanti i soccorritori. Il tredicenne aveva una grave emorragia in atto. Sotto sciocchi i genitori del bambino accorsi sul posto, sull'episodio, indagano i carabinieri.